E con tutto l'entusiasmo mostrato dai tantissimi componenti della storica contrada alla Bianca, si è conclusa, con un grandissimo successo, la Sagra del Contadino. Ma non chiamatela semplicemente sagra. Quella che si è appena conclusa da Lumiere è stata una vera e propria festa. Una festa che ha coinvolto un'intera cittadina, tutti presenti a festeggiare questa splendida manifestazione che la storica contrada alla Bianca ha voluto regalare a tutta la comunità e non solo. La soddisfazione è veramente enorme perché abbiamo fatto dei numeri veramente alti che non ci aspettavamo. Ogni anno è veramente in crescita e la soddisfazione più di così non si poteva fare. Abbiamo raggiunto veramente grossi risultati. L'appuntamento gastronomico ha ospitato migliaia di persone che hanno deciso di prendere parte a questa manifestazione, andando oltre ogni aspettativa, richiamati dall'atmosfera, dalla magia e dalla bontà di tantissimi prodotti, tutti di prima qualità, messi a disposizione della serata. La tanto attesa giornata di domenica ha visto un programma ricco ed interessante, cominciata nel tardo pomeriggio con la corsa degli asini ad eliminazione, dove ha visto le contrade darsi battaglia all'interno del circuito appositamente realizzato per l'occasione. Un susseguirsi di gare ad esclusione fino ad arrivare alla finale, momento che ha richiamato una bella cornice di pubblico sugli spalti che non ha voluto perdersi questo incredibile evento che ha visto vincitrice la storica contrada nona con il suo fantino Mario Vela che ha montato il suo asino Poker. Una grande soddisfazione anche perché è un asino promettente che io penso sarà uno dei tre asini che correrà al Palio delle Contrade a Lumiere. Quindi sì, una bella soddisfazione, diciamo, io dico sempre che una buona corsa già è mezzo lavoro fatto per il Paglio. Quindi lui ha fatto una buona corsa e penso che per il Paglio sia pronto al massimo. Terminato l'appuntamento della corsa degli asini ad eliminazione, il numeroso pubblico si è riversato nella struttura adiacente per la ricca cena pensata e studiata dall'organizzazione, con tantissime proposte culinarie che la Contrada La Bianca ha pensato per questa kermesse, passando dai primi piatti come i tonnarelli alla matriciana, secondi come la porchetta, tutti rigorosamente ispirati dalla cucina tradizionale laziale. Il nostro punto forte è proprio la cucina, ormai lo sanno tutti, siamo conosciuti per questo. La nostra contrada, praticamente, all'interno della nostra contrada ci stanno, mi sembra, 5 ristoranti, per cui tanta gente lavora da una vita nei ristoranti e sono dei professionisti della cucina. Un lungo e faticoso lavoro, quello messo in atto dal numeroso gruppo della storica Contrada La Bianca, da sempre impegnata nell'organizzazione di questo tipo di evento. Una meticolosa e composta organizzazione frutto di tanta dedizione e sacrificio, sotto la sapiente regia di uno spazio cucina che ha svolto un duro lavoro di preparazione, dove ognuno dei componenti aveva un compito ben preciso, affinché tutto potesse procedere nel migliore dei modi. È stato un vero e proprio successo di pubblico e presenze, quello andato in scena nella serata di domenica, e la manifestazione, oltre a incontrare l'interesse e l'apprezzamento di molti abitanti del luogo e delle zone limitrofe, alla serata non è voluto mancare nemmeno il primo cittadino di Allumiere, sempre attento e favorevole a questo tipo di iniziative. Io credo che iniziative come queste siano fondamentali per la crescita ovviamente della contrada e soprattutto perché dobbiamo dimostrare di essere in grado di ripartire, di fare degli eventi che siano veramente all'altezza della situazione. E questa sagra, questo evento, perché è più di una sagra, perché poi la Bianca abbina il discorso del notturno butteresco, il discorso del mini Paglio, quindi fa anche delle iniziative collaterali molto molto importanti che qualificano ulteriormente l'evento. Terminata la cena, la serata è proseguita con il clou tanto atteso dal numeroso pubblico accorso, il mini Paglio delle Contrade, riempiendo in ogni ordine di posto la tribuna lungo il percorso e in tantissimi hanno assistito lungo l'intero tragitto. Un evento desiderato soprattutto dalle 6 contrade protagoniste: Burò, Nona, Polveriera, Ghetto, Sant'Antonio e La Bianca, che hanno dato vita ad una serie di sfide prima di aggiudicarsi questo ambito riconoscimento di contrada vincitrice di questo mini Palio. Premio vinto dalla contrada Sant'Antonio con il binomio Anima Nera e il suo fantino Raffaele Giuntini.
Vabbè, anche se si tratta, diciamo, di un mini vaglio, siamo soddisfatti perché chiaramente questi test durante l'estate servono in preparazione in vista del paglio, quello che si farà ad agosto, però serve a misurare, ecco, quanto lavoro stanno facendo le stalle, e quindi tutti i ragazzi della stalla, i capostalla, e direi che con questa vittoria possiamo affermare che stanno facendo veramente un bel lavoro, e quindi siamo fiduciosi in vista del paglio di agosto. Quindi volevo fare in primis i complimenti a tutti loro che ci hanno regalato questa piccola ma grande soddisfazione questa sera. Con le premiazioni di rito dei due eventi di giornata, la bellissima serata è poi proseguita con l'intrattenimento musicale con balli di gruppo ad allietare tutti i presenti. Un grandissimo applauso va a tutta la storica Contrada La Bianca, che con un spirito di sacrificio e grande abnegazione ha portato a termine anche questa edizione 2022, e va elogiato il lavoro di tantissimi componenti che con il loro lavoro hanno permesso che tutto questo si realizzasse. Sicuramente il risultato più bello è la forza della Contrada, però purtroppo servono anche i risultati, e se oggi la gara fosse andata in modo diverso sicuramente per l'umore sarebbe stata un'altra cosa. Poi l'unione a noi non ci mancherà mai, perché siamo veramente una forza. L'appuntamento con la cittadina di Allumiere non finisce qui. Tutta la storica Contrada La Bianca vi aspetta per altri momenti di gioia, divertimento e aggregazione, capace di unire il piacere dell'enogastronomia al desiderio di condividere una ricca serata d'estate.